Eccoli, come stai? Ben arrivati, grazie, e soprattutto grazie. Bentornati. Grazie. Grazie. Parlavamo proprio poco fa del fatto che eravamo già stati qui, eravamo certi di tornare. Direi di accomodarci. Assolutamente, certo. Andiamo. Falls in eastward skies, we send familiar heartache down telephone lines. Avete fatto un secolo di vita poco tempo fa. Sì, questa anni. Struttura è stata costruita nel 1919 appunto come residenza privata e trasformata appunto in albergo negli anni 50. E in qualche maniera, cioè, si percepisce questa atmosfera di villa privata, sì. Non sembra un hotel, effettivamente. Sì. Io la definisco una casa e pensate in 100 anni quanti aneddoti queste mura possono raccontare. A proposito di aneddoti, a me è rimasto impresso quello in cui tu dicevi che con un bicchiere in mano facevi il coro di volare a Russell Crowe. Crow. Sì, abbiamo avuto l'onore di fare appunto da coro, ovviamente con scarsi risultati, perché comunque non abbiamo tutte queste doti. C'è un'altra storia curiosa legata a questa terrazza che parla di un piatto di spaghetti preparato da... Sì, Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, durante appunto le riprese del Padrino Parte Terza in compagnia di Al Pacino, ci ha richiesto nella sua camera tutto l'occorrente, quindi padelle, pomodori, spaghetti, perché ha voluto preparare per tutta la troupe, saranno stati 20 persone, gli spaghetti al pomodoro preparati da lui. Firmati Coppola. Direi a questo punto di coinvolgere il nostro barman Pietro, che sicuramente avrà messo qualche asso già nella manica per soddisfare i vostri palati. Bevi una versione di un margherita con a posto del contorno abbiamo messo un liquore a melograno. È un liquore che nasce nei prodotti siciliani e poi viene raccolto qui in Sicilia. Il packaging dell'etichetta è pazzesco, che c'ha. Il packaging è proprio il paesano, proprio la versione Coppola proprio nostra siciliana. Si mantiene proprio il margherita classico con queste sfumature di melograno, che non è. Sì, è infatti per accoppiarlo, perché la tequila sta col sale, il melograno non sta col sale. Ok. L'ho accentuato con delle gocce di zucchero che ti fanno cambiare la bocca e ti passa da un salato a dolce. E invece io cosa sto bevendo? Se sta bevendo una versione di Negroni, che è basato su un liquore a base di carciofo e un liquore a base di ginseng. Tutti e due sono prodotti siciliani. Quindi è molto siciliano? È molto siciliano, ma anche il nome è molto siciliano, che si chiama Michalai. Michalai in catanese significa che ti sei proprio, hai avuto piacere di fare qualcosa. Massimo Martini, ovviamente. Sì, Massimo ovviamente sta bevendo una versione di Martini. Sento dei profumi delicati che non individuo e non i profumi delicati che arrivano da un bitter di base di rose, però che gli dà la nota ancora più, lo avanza la nota del Martini Rosé, che è un Martini che tanti non usano, ma ha un'accezione di note di gelsomino, di rosa canina. Sono tutte quelle note che vanno fuori. I fiori delicati. I fiori delicati, esatto. Vabbè, io brinderei a questa terrazza, a questo mare pazzesco, sì, ragazzi. Bellissimo. Hai visto, qui scenderemo.